è cresciuto perché gli 8 anni che sono trascorsi con continue evoluzioni di questo formato. Se chi è rimasto nella sua semplicità, quindi l'incontro con l'ospite, la proiezione del film, però ecco, è cresciuto nei contenuti e ogni anno cerchiamo davvero di aggiungere a questa formula, che è una formula semplice, delle suggestioni che cerchiamo, delle contaminazioni. È un modo anche questo di davvero di far sentire la propria vicinanza. E poi ecco, è anche una questione di contenuti, no? Perché è un po' come il teatro, quindi si cerca in questo modo di avvicinare l'artista al pubblico, e è questo contatto diretto, empatico, che credo che sia la cosa che più arricchisce questa modalità. I registi, quando poi sono anche scrittori, come in questo caso, hanno le idee molto chiare su quello che vogliono, ma insomma, in realtà già la scelta degli attori è già, come si dice, insomma, l'80% della regia, e quindi avendo lei scelto poi gli attori in maniera perfetta, vero, inevitabilmente poi ognuno si trova a specchiarsi nell'altro e a fare le cose giuste, perché se l'altro è giusto diventi giusto anche tu, naturalmente. Permette ai castellesi di conoscere il cinema e i personaggi del cinema, i protagonisti, i registi, e poi permette ai registi, attori e protagonisti del cinema di conoscere Castiglione Fiorentino. Il tutto in questa bella cornice, che per noi è una cosa normale, ma che insomma, se facciamo mente locale, in questi 8 anni hanno calpestato qui questo piazzale tantissimi personaggi. Alcuni hanno lasciato anche veramente un bel segno, alcuni hanno intrapreso anche una collaborazione negli anni successivi, e rimane sempre un bel recall di quello che abbiamo fatto e che quindi vorremmo continuare a fare. Per cui dopo 8 anni è lecito sperare la nona, la decima, la undicesima e andare avanti. Avevo delle aspettative molto alte perché sono già stata a Castiglione Fiorentino, ero certa della fantastica accoglienza che ho ricevuto io e anche gli ospiti che ho voluto in questo festival, quindi una bellissima atmosfera davvero. Credo sia necessario in questo momento parlare di quello che stiamo vivendo. Attenzione, non sono film che parlano di Covid o di quello che abbiamo vissuto, però sono film che sono stati girati nei nostri giorni, e quindi volevo che il pubblico si rispecchiasse nei personaggi che interpretano quei film. Sono rimasti tutti veramente colpiti dalla bellezza, non pensavano. Gli avevo parlato del contesto, ovviamente della Toscana, ma quello scenario non lo immaginavano, anche perché li abbiamo portati su al tramonto. Sapete benissimo, è meraviglioso.